parte ci tengo a dire che sono molto amica dell'avvocato Lucia Portento, ci lega un'amicizia arcaica perché eravamo vicino professionalmente per altri motivi, ero la pediatra delle sue figliole, per cui la nostra conoscenza è vetusta. Ogni qualvolta si parla di disagio minorile sembra approcciarci a un argomento nuovo, ma c'è sempre stato il disagio minorile. Pensiamo al post-guerra, pensiamo al disagio dei ragazzi nella rivoluzione sessantottina, pensiamo al disagio dei giovani durante gli anni di piombo, ma pensiamo a tutti i disagi vissuti dalla gioventù ogni qualvolta c'è un cambiamento socio-economico. Adesso però si parla in maniera, sembra che questo argomento riaffiori con più prepotenza, forse perché non abbiamo in questo momento né guerre, non abbiamo carestie, non abbiamo rivoluzioni, e forse per questo motivo affiora con prepotenza, perché sembra quasi fuori luogo, e invece proprio l'evoluzione dei tempi che ha fatto aumentare questo disagio. Dobbiamo anche capire che il ruolo che ognuno di noi svolge in società è cambiato, e per questo motivo il disagio dei giovani secondo me è aumentato. Perdonatemi, io sono una che rimane attaccata alle tradizioni, però devo ammettere che in tutto questo un po' di colpa l'abbiamo anche noi genitori, perché pensate un po', fino a qualche trentennio fa le donne che lavoravano avevano una professione scandita da tempi regolari che a loro venivano concessi per poter poi svolgere le normali mansioni di moglie, di madre, di cuore del focolare domestico. Le cose sono cambiate, perché ecco, noi siamo un esempio di donne impegnate 24 su 24, io sarei impegnata 26 su 24, però dobbiamo dire che non siamo più il fulcro della famiglia. Quindi i doveri in una famiglia dovrebbero essere spalmati tra i vari componenti, in primis tra i due genitori, perché purtroppo il ruolo del maschio, e qui affiora il mio animo ribelle, non femminista ma ribelle, gli uomini purtroppo si crociano ancora nel loro ruolo di capofamiglia senza assumersi grossissime responsabilità. E poi dobbiamo anche pensare che abbiamo bisogno di contributi e abbiamo bisogno di un appoggio nell'ambito soprattutto della famiglia. Questa definizione, il dolore sommerso, per me è carico di pathos, mi fa piangere, mi fa soffrire, perché quello dei giovani è un dolore sommerso in quanto nascosto, hanno vergogna di manifestarlo, e questa vergogna nasce anche da reticenze psicologiche che dovrebbero essere messe da parte. I ragazzi devono parlare. Purtroppo anche noi abbiamo poco tempo per ascoltarli, io faccio mia culpa e attraverso questa mia culpa mi impegno affinché ciò non accada nelle generazioni successive. Non è che io possa fare molto, però chi dopo di me, dopo di noi, riesce a captare la necessità di chi ha bisogno di poter esprimere il suo disagio, ben venga. Io sono convinta che un colloquio, abbiamo parlato prima di telefonini, ma ci sono tante altre cose. Noi genitori siamo presi a volte da un sano egoismo. Perché sano? Perché anche la voglia di poter migliorare col lavoro in effetti si fa per amore dei figli, per un futuro, non è che lo facciamo per noi stessi. Però dovremmo cedere alla tentazione di vivere la vita dei nostri giovani, dei nostri figlioli, e per figlioli intendo tutta la generazione giovanissima dei giovani. Il poter vivere questo disagio dalla parte professionale, che è quella di medico, sono un medico, mi porta a volte a contatto con una realtà molto molto triste. Innanzitutto vedo che i ragazzi a volte tendono ad aprirsi più con un estraneo. Nel mio caso
io svolgo la mia professione e mi fa piacere che un giovane possa aprirsi confidenzialmente con me, però molto spesso i tutor sono dei diavoli nascosti, a volte è l'amico che sta da confidente, è una persona incontrata per caso, quello che si presenta sotto le vesti di angelo tutore, invece in quel momento è un diavolo tentatore. Quindi non voglio tediarvi oltre, perché forse potrei ripetermi e dire sempre le stesse cose, ma credetemi, io vivo questa situazione tutti i giorni, non come politico, ma la vivo come medico. Come politico, ecco, bisogna dare un po' di lustro alla nostra categoria. Noi in Regione ci stiamo occupando molto della situazione giovanile. Io faccio parte della commissione delle politiche sociali, per cui si affrontano questi argomenti tutti i giorni. La Regione vicino ai giovani è già dimostrato con l'istituire un albo di psicologi che potesse intervenire durante i disagi degli studenti. Abbiamo promosso dei voucher tipo sportivo per promuovere le attività sportive, lo stesso interessamento per il disagio dei bambini autistici è il nostro primo interesse, il nostro primo preoccupativo in questo momento. Cerchiamo di fare tutto per poter superare determinati ostacoli e per rendere più facile il cammino di chi dovrà domani rappresentarci nella società e che deve dimenticare assolutamente il dolore sommerso. Vi ringrazio.